Oggi la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, insieme al candidato alla regione di centrodestra, Marco Marsiglio, ha incontrato a Chieti gli artigiani e le piccole e medie imprese del territorio. L'iniziativa è stata promossa da Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. L'onorevole si è fermata su diverse tematiche. Parliamo stamattina con gli artigiani qui in Abruzzo, una regione che ha grandi problemi di infrastrutture. I nostri prodotti sono i prodotti migliori del mondo, ma senza infrastrutture non arriveranno da nessuna parte. E quindi noi sfidiamo il governo su questo tema. E a Di Maio, che ieri qui è venuto a dire in Abruzzo che lui vuole la TAV qui per l'Abruzzo, spieghiamo che è difficile riuscirla ad ottenere se abbiamo un ministro del Sud, segnatamente del Movimento 5 Stelle, che continua a ritenere che la spesa per infrastrutture debba essere per il 70% al nord e per il 30% al sud. Penso che sarebbe per Fratelli d'Italia un orgoglio enorme poter esprimere qui il nostro primo presidente di regione. Il territorio l'ha individuato nel nome di Marco Marsiglio e siamo molto fieri che Marco abbia fatto questa scelta, che è una scelta d'amore per questo territorio, che è la scelta diametralmente opposta a quella che ha fatto D'Alfonso e quindi la sinistra, e che è una scelta diversa da quella che tanti abruzzesi sono costretti a fare, andare via da qui. Ecco, io continuo a dire che mi piace pensare che Marco Marsiglio possa essere il primo di migliaia di abruzzesi che torna a casa, perché qui siamo stati capaci di costruire le occasioni che finora sono mancate. Noi stamattina parliamo con i piccoli e medi imprenditori, la gran parte dell'Italia che votò centrodestra il 4 marzo voleva una ricetta economica simile a quella che sta portando avanti Trump in America con ottimi risultati. Taglio delle tasse netto e investimenti pubblici. È accaduto l'esatto contrario. Per queste aziende aumentano le tasse, aumenta la burocrazia, la fatturazione elettronica, un vero disastro, diminuiscono le infrastrutture e gli investimenti. E noi raccogliamo il grido di questi mondi produttivi, che sono l'ossatura dell'Italia, del suo futuro, della sua ricchezza e del tema del lavoro.